Un commento invece su quanto è venuto stamattina alla sanità, spari all'ora di entrata e ingresso a scuola contro una nota attività commerciale. Ma questo l'ho già detto, è un fatto inaccettabile, grave, inaudito. Adesso sta per arrivare anche il nuovo questore, quel che ho sentito telefonicamente. Non c'è dubbio che quando si spara deve intervenire lo Stato. Lo Stato da che cosa è composto? Dalle forze dell'ordine e della magistratura, che a Napoli fanno un lavoro encomiabile, ma che evidentemente devono essere ulteriormente rafforzate, perché non si può chiedere al cittadino di individuare le armi o mettersi, come dire, col proprio corpo di fronte a qualche criminale che spara. Il controllo del territorio per il contrasto al crimine, la prevenzione, l'individuazione dei reati e l'eliminazione delle armi compete allo Stato. Lo Stato è fatto dalle articolazioni che sono forze dell'ordine e magistratura. Questa città sta facendo il massimo per riscattarsi e trova assolutamente inaccettabile che la mattina, ora di pranzo, il pomeriggio, la sera si possa sparare indisturbatamente nella nostra città. Può accadere una volta, può accadere due volte, ma se comincia a accadere troppo spesso c'è un problema evidentemente di risorse delle forze dell'ordine che non sono adeguate, nel senso come numero, non che non sono adeguate quelle presenti, che ringrazio perché fanno un lavoro davvero egregio, ma che vanno rafforzate. Voi lo ricorderete che un anno fa circa, anzi stavamo nel pieno della campagna elettorale, venne l'allora ministro dell'Interno Angelino Alfano a dirci che la catena degli spari e degli omicidi sarebbe stata interrotta con la presenza dell'esercito nella nostra città, anche alla sanità, ve lo ricorderete. Io mi permisi, per la mia esperienza di magistrato, prima ancora che di sindaco, di sollevare delle perplessità, per essere insomma morbido in questa affermazione di garbo istituzionale, perché l'esercito fa un compito egregio come articolazione dello Stato per altri compiti. Può essere utile nella lotta alla criminalità per presidiare obiettivi sensibili, ma se vogliamo evitare che qualcuno spari o che faccia rapine o che faccia omicidi, non serve l'esercito, perché l'esercito, se vede una cosa che non va, deve chiamare il 112 e il 113. Se chiami il 112 e il 113 e non hai le pattuglie sufficienti, perché si continua a tagliare sulla sicurezza del nostro paese, qui non si fanno concorsi, non si hanno macchine a sufficienza, non si fanno pagare gli straordinari ai comuni che non hanno le polizie municipali adeguate, non hanno gli organici adeguati, quindi non possiamo avere le macchine che vorremmo i giorni festivi, la sera e la notte, finisce che alla fine sarebbe stato molto più utile, anche economicamente meno gravoso, mandare qualche pattuglia in più invece che fare un'operazione che evidentemente in quel momento aveva tutt'altri effetti, come io dissi esattamente un anno fa, seppur col garbo istituzionale che mi contraddistingue. Quindi da sindaco di Napoli, della città del riscatto che maggiormente cresce sul piano turistico-culturale, governata con le mani pulite, che ha una sua visione strategica di città, che si sta facendo carico di tematiche sociali così rilevanti, tra cui quelle che abbiamo parlato stamattina, ci auguriamo che lo Stato investa in modo adeguato per evitare che uno si svegli la mattina e si trovi colpi di pistola, come è accaduto stamattina o l'altro giorno a Via Pomeo. Questa è una cosa inaccettabile. Da oggi in poi noi non siamo più disposti a diventare i parafulmini di inefficienze di altri.